Buonasera a tutti e benvenuti in un altro episodio della serie Gioca con i quiz. Questa è la sesta parte. Nella scorsa lezione avevamo fatto quiz di inglese, di diritto e di informatica. Oggi invece vorrei fare qualcosa di diverso. Infatti ci sarà una sorpresa alle 18:30. Oltre ai classici quiz di inglese e diritto e informatica ovviamente, ci sarà anche una 10 domande a sorpresa su un argomento che vi diremo direttamente alle 18:30. Bene, adesso ciao a tutti, proviamo a... Ecco, trovo il mouse, eccolo qui. Adesso due piccole istruzioni per chi vuole partecipare e non avesse partecipato alle edizioni precedenti. Vi ricordiamo, questo è un breve schema per riassumervi. Se siete da smartphone dovete scaricare l'app con questa sigla, Quizzes, vedete, e inserire il codice, quindi non dovete cliccare sui link che vi mandiamo. Se invece siete da computer, non avete bisogno di scaricare l'app, ma dovete cliccare sul link che troverete nella chat dal vivo, sia che siate in diretta sul canale YouTube di Alessandro, sia sul mio canale o nella mia diretta Facebook. Quindi da smartphone o dispositivo mobile c'è l'app e c'è il codice, invece da computer il link diretto. Ok, vediamo un po' se tutti sono sintonizzati. Vedo che va tutto bene, dovrebbe andare tutto bene. Bene, allora ripetiamo il programma. Alessandro, ci dici qual è il programma della serata? Allora, il programma è il seguente: ogni quiz durerà, compreso di correzione, durerà 15 minuti. Quindi dalle 18 alle 18:15 faremo inglese. Poi faremo dalle 18:15 alle 18:30 diritto amministrativo prima parte. Dalle 30 alle 45 un quiz a sorpresa. Da 45 alle 19 informatiche. E poi dalle 19 fino alle 19 e un quarto, ma anche di più, si farà diritto nuovamente che riguarderà la sicurezza sul lavoro, ambiti su cui mio babbo è più bravo di me. Allora, partiamo? Iniziamo questo nostro quiz e quindi iniziamo a prendere il nostro codice. Alessandro, adesso ce lo leggi ad alta Ok, voce. il codice per connettersi da smartphone o da dispositivi mobili è 010594. Ripetiamolo, Alessandro, per tutti. Certo, 010594. Buonasera intanto a chi si sta connettendo e via via si stanno connettendo. Vedo Troutman, Monica. Vi ricordo che la top 10 vincerà dei punti, una quantità di punti inversamente proporzionale al loro rango in classifica. Infatti, per esempio, il primo in classifica vincerà 10 punti, il secondo 9 e così via, fino ad arrivare al decimo che ne vince uno. Ok. Abbiamo deciso di ridurre il tempo a disposizione perché ci siamo accorti che è sufficiente 30 secondi a domanda, quindi 5 minuti per 10 domande, con successiva correzione da parte dell'amico Luca, che ancora non abbiamo presentato e dopo presentiamo al termine, che ci correggerà, che è madrelingua inglese, British English, accento perfetto. Allora, benissimo, vediamo come sta andando. Ci orientiamo come l'altro giorno sui 200 partecipanti per iniziare. Ci dovremmo arrivare abbastanza velocemente. Scusate, io devo anche mettere il link nel gruppo. Ecco qua. Almeno consentiamo anche a quelli che non avessero visto l'annuncio di poter partecipare. Pochi secondi ancora e siamo pronti per iniziare. Oggi abbiamo 5 batterie di quiz da 10. Sarà un po' il nostro format, vero Alessandro? Ci stiamo orientando su Sì, questo. infatti faremo 5 quiz, 2 di diritto, 1 di inglese. Inglese, diritto, sorpresa, informatica, diritto. Questo su per Esatto. giù è il nostro format. Il nostro programma quindi di quiz. Attenzione, siamo arrivati a 170. Comunque in media 5 minuti, calcolando 10 domande, sono circa 30 secondi a domanda. Quindi dovrebbe bastare. Sì, abbiamo visto che la media è 10-15 secondi in un gioco come questo dove si tende a fare veloce, perché ricordiamo quali sono i punti, come vengono dati dal programma i punti, in base a chi indovina la risposta. Ok,
Poi? Aspetta, c'è Viola, mi sa che la conosco. Ciao Viola, grazie di seguire questo video in diretta. Benissimo, vai, iniziamo? Pronti? Sì, dai, 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 siamo vicini ai 200, ma noi iniziamo che abbiamo tanti quiz oggi da fare. Start! Ok, 5 minuti a partire da ora. Ovviamente la correzione sarà riservata al nostro ospite che vi presenteremo alla fine del Quindi per quiz. non confondervi noi parliamo in italiano, così che, perché non siamo esperti. Allora, vediamo un po' i primi in classifica. Ok, troviamo dei nomi che Attenzione! vediamo, dei nomi. Ah, dopo rimettiamo anche la classifica per far vedere a che punto siamo. Intanto ricordo a chi si fosse connesso magari da poco che per unirsi dovete cliccare sul link se siete da computer oppure se siete da smartphone dovete installare l'app Quizizz e digitare il codice. Ok, attenzione, non sono sembrerebbe non sia stato troppo bastardo, quindi l'accuratezza va dal 72%. Vi ricordo, 5 minuti, quindi circa 30 secondi per domanda. Ora ne Facciamo mancano vedere la 4. graduatoria. Allora, questa, vedete, abbiamo già fatto una, due, tre, quattro, cinque giornate. Siamo al giro di boa con Ago che è andato quasi sempre a punti, Bianca ugualmente, Sandrokan, Antonio, Flavia. Questi sono i nostri che hanno ottenuto comunque punti fino adesso. Abbiamo addirittura, guardate là, 81 persone che sono andate a punteggio. Torniamo a noi, mancano 3 minuti e mezzo. Abbiamo delle streak importanti, 8 di fila. Alcuni ne hanno indovinate tutte, attenzione, hanno indovinato 8 risposte di fila, quindi. Siamo Mappe e Maria Francesca che sono primi. Oh, by the way, I forgot, we have to speak No, English. no, no, abbiamo detto noi non parliamo, così è solo Luca che corregge in modo tale che imparano bene l'inglese, non da noi che siamo amatoriali. Eh sì, non, Luca è molto più bravo di noi per quanto Assolutamente. riguarda l'inglese. Absolutely. Oh, ok. Vi ricordo che avete la redemption, quindi avete la possibilità di rifare una risposta sbagliata. Quindi, tipo, se ne avete sbagliata una, potete rispondere nuovamente, così almeno ne indovinate tutte. Come vedete, già a 2 minuti e mezzo molti hanno risposto a tutte e 10 le domande, quindi 5 minuti sono anche abbondanti. Ti ricordi le prime volte avevamo dato addirittura Sì. 10 minuti, forse troppi, troppi, troppi. 10 minuti 10 erano minuti uno si annoiava. Tanto decisamente troppi. salutiamo tutti coloro che si sono collegati, numerosi, vi ringraziamo. Vediamo un po' Oh, se ci sono attenzione! domande. Mi sembra di no, mi sembra che stia andando tutto bene. Ok, Perfetto. siamo al giro di boa, all'incirca mancano 2 minuti e 10, quindi abbiamo superato di 20 secondi il giro di boa. Oh, vediamo anche dei nomi nuovi, eh. Ci fa piacere che partecipano tante altre persone. Vi ricordiamo chi volesse partecipare in diretta con noi, vuol dire dal vivo chiacchierando, ovviamente non fisicamente, ma collegati telematicamente, ci manda un'email e noi lo invitiamo a commentare insieme a noi, volentieri, più che volentieri. Così almeno Oh, possiamo commentare. Annalisa nei commenti, ringrazia perché ha superato una prova preselettiva di un concorso reale, spero esercitandoti con anche i nostri quiz, vedete, noi lo facciamo anche e soprattutto per questo. Queste esercitazioni vi servono sia nel merito, perché appunto stiamo comunque facendo delle prove che ci sono dei concorsi, sia nella tensione che generano. Quindi bravissima, bravissima Alessandra, bellissima Annalisa che sei riuscita alla preselettiva. È il primo step, ora c'è la prova scritta. Ma come si chiede? Ma come fate a leggere in 2 secondi tutta la domanda? Boh, magari c'è gente brava in inglese che riesce magari a rispondere alle domande velocemente e quindi riesce ad ottenere più punti. Perché vi ricordo, un altro fattore per ottenere punti è la velocità. Infatti, più velocemente risponderete, più riuscirete ad ottenere punti. Benissimo, benissimo. Luca, un errore ha inciampato su un piccolo errore. Attenzione, un errore niente male, 1 su 10 vuol dire una valutazione media di 9 su 10, quindi niente male Forse la direi. velocità, Luca, non ti preoccupa. Attenzione, Bianca, però. Attenzione, ecco, abbiamo una informazione da darvi. Se compare un asterisco accanto al vostro nome,
potremmo non riconoscere i punti, diciamo, attribuiti, perché l'asterisco potrebbe derivare dal fatto che uno si collega due volte o si collega più volte, non lo possiamo sapere. Quindi se c'è un asterisco accanto al nome, potremmo non attribuire il punteggio. Ok, 10 secondi, attenzione, gli ultimi istanti. 5, 4, 3, 2, 1, Ed via! eccoci qua! La Non sono stato nostra troppo. campanella ha fermato. Diciamo un quiz, sembrerebbe, dalla Allora, tua voce. Bianca però con l'asterisco, quindi sub iudice, come si suol dire, MAP e Eugenia. Accuratezza 66%, niente male. Adesso noi facciamo il nostro classico screenshot. Ok, ma prima dobbiamo vedere la classifica. 66%, ovviamente qualcuno non ha risposto, quindi si è un po' abbassata. La risposta più sbagliata è stata la 10. Poi vediamo un po' nella correzione. Adesso lasciamo la parola a... Ora gli facciamo Prego correggere le Luca. domande. Prego Luca, lasciamo a te la correzione. Hello, good afternoon to everyone. It's a pleasure being here as always. Thank you for having me. We can go through the questions together to find out what went right and what went wrong. So when you're ready, Simone, with the Yes, questions. we are ready. Very good. So the answer to question number one was definitely which. Because you're given here a choice between a given amount of items. So you cannot use the other two options because the choice is between a set amount of items. Okay, second. So then we go to question number two. Then the correct answer is better. The reason being here, you ask of making a comparison. A comparison. And all the others are superlatives. This means that you cannot use the other options. You definitely have to go for better because best and best of are superlatives and cannot be used when you make a comparison. Numero 3. Question number three, my English book and yours are similar. You have to select yours because it's a singular. And not always an S means plural in English. The other two options here are all plural. The only singular answer provided here is yours, which is answer number C, is the one you Molto should have gone singolare questo, for. cioè l'unico singolare è quello con la S finale. Prego, Esattamente. prego. Question number four. Choose the best phrase to complete the sentence. Now, here, the only good option is at the. So, answer B, because in cannot be used. With an article, it would have been acceptable, but not 100% correct. So this means that you could have used in the ministry, but it would have not been 100% correct. So the correct answer was definitely at the ministry. Question number five, the correct answer is any, answer B, because A, answer number A or A cannot be used if the details are specified. No would be a multiple negation, so C is not correct. It's a very bad mistake in English. It sounds very rough when you use a double negation in this case. So didn't have no helpful advice. It's a very, very bad and rough mistake. Keep it in mind. Question number six. In the era of the European Union, now here, the only correct answer is does. Because make, the verb to make, which is used in the answer, requires the verb to do. Do not is correct because it's plural. So the single currency does. It still makes sense. Do is not correct because it's plural. Remember, the S is not always standing for a plural in a verb specifically. We can go to question number seven. Juana came to this office after she, the correct answer is A, graduated in foreign language education. Degreed is a false friend. Keep it in mind. It comes from an Italian word. And finished
would have been good if her instead of in. So if it would have been her foreign language education, we could have used finished. But since it's not there, and we have the word in, the only correct answer is graduated, A. We go ahead to question number 8 then. What is the correct question to obtain this reply? Well, here, what does he look like? Like doing is definitely the wrong question. It's the right phrase, but the answer does not apply to the question posed, so it's definitely wrong. And then what's he like is a way of being and not his appearance. The answer is giving you details on the gentleman's appearance, which can only be verified in how he looks like, not what's he like. What's he like is his way of being, not what does he look like. I hope it's clear for everyone there. Question number 9. The correct answer is answer B, I think. Because answer number A, according to mine what? Nothing is specified there, so we cannot use according to mine. And my opinion is lacking is that. So if it would have been my opinion is that Inverness is in Scotland, it would have been correct. But since we do not have is that in the question, we cannot use my opinion. Watch out, because this is a trick question. It requires maximum attention. And then question number 10, if I understand correctly, was the one that got the most wrong answers there. Yes. Choose the best phrase to complete this sentence. When she lived in the center, she would often take the bus to work. The reason that the B answer is the correct one is that the action is completed. We can tell this by the use of the past tense in the answer, in the question posed. So all the others are using gerunds, which do not apply to an action that has completed. Because of the use of the past tense, when she lived, then the only correct answer is she would often take the bus to work. I hope everything is clear then. Yes, everything's clear. Okay. Allora, diciamo a quelli che si sono collegati dopo che non possono più intervenire, quindi chi sta cercando di entrare ormai per questo momento è finito, lo potete rifare tranquillamente dopo. Luca, ancora un enorme grazie da parte nostra e adesso ti lasciamo per andare a fare i quiz di diritto. Saluta, un saluto finale a tutti i nostri spettatori. Vai, a te la parola. Thanks a lot to everyone. Good luck. Pleasure being here as always. See you next time. See you. Goodbye, Luca. Thanks for your help. Thank you. Oops. Oh, well. Allora. Ok, abbiamo fatto il quiz d'inglese, adesso procediamo, andiamo avanti con il nostro programma con diritto. Allora, vediamo il nostro programma. Prevede diritto amministrativo, l'atto amministrativo. Attenzione, andiamo alla My Library. Atto amministrativo, eccolo qua. Siete pronti? Iniziamo. Adesso vi darò il codice nuovo per codice. Chi è su smartphone e il link per chi non è su smartphone. Leggilo pure, Alessandro. Ok, il codice da smartphone è 817593. 817593. Intanto guardiamo se ci sono particolari domande anche nelle altre dirette, sembrerebbe abbiamo risposto a tutto. Sembrerebbe tutto ok. Come ci si segna? Giuliano, devi cliccare sul link se sei da computer o scaricare l'app Quizizz. Attenzione, questo è un quiz medio barra difficile, ok? Ok, 135, siamo. Questo è sull'atto amministrativo, capitano frequentissimo queste domande. Ricordo, sono domande prese da un concorso reale, quindi le potreste trovare nei vostri concorsi. Stessa cosa per le domande di inglese e di informatica. Tutte prese da banche dati reali, ufficiali, in modo tale da giocare, divertirsi, ma avere anche un'esperienza, diciamo, utile. Allora, vedo molto molto interesse, perfetto, spero che tutti siate riusciti
collegarvi, aspettiamo altri pochi secondi e poi partiamo. 5 minuti, 5 minuti per rispondere, eh? Saranno strettini, però cercate di farlo. Allora, vedo ancora si iscrivono, appena vediamo una pausa. Mi raccomando, entrate solo con un account. Via, partiamo, start! 5 minuti anche per questo, a partire da ora. Ecco, silenziamo la musica, poi vediamo via via l'accuratezza media. Attenzione, attenzione, via via stanno indovinando. Cala, 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 cala. 80 per 90%, attenzione, attenzione, l'accuratezza sta Non salendo. sono stato cattivo, anche se un pochino adesso cala. Vi ricordo, conta molto la velocità. Più veloce rispondete alle domande, più punti ottenete. Però dovete fare attenzione perché serve sia per velocità, sì, ovviamente per rispondere alle domande, ma anche astuzia, cioè nel senso rispondere bene, perché se rispondi veloce ma rispondi male non guadagni punti. Ricordiamo il programma della giornata, abbiamo fatto inglese, adesso andiamo con il diritto fino alle 18:30 circa e poi abbiamo un quiz a sorpresa, lo diciamo che è una invenzione che abbiamo fatto, che Eh ci sì, piace moltissimo. è una cosa nuova che abbiamo fatto proprio dedicata a questo episodio, non diremo ancora che cos'è, però è una cosa nuova che quindi vi consiglio di restare sintonizzati per vedere questa cosa nuova. Allora, vediamo un po' i nostri amici come stanno andando. Irene, Irene, Irene. sei di fila, Maria Francesca, anche lei gli è caduta. Attenzione, abbiamo Irene, Luke, Marta. Candy, Mary, Sus, Simona, Luke sale su, sette di fila, sette di fila. Siamo a 3 minuti dalla fine, vedete? Questo per dirvi anche che in realtà anche quiz difficili, se vi abituate a farli velocemente, poi quando nel quiz reale avrete più tempo, perché diciamo comunque il tempo è leggermente maggiore, siete sotto meno stress. Il consiglio che do io è i quiz, diciamo facili, su cui imparerete a riconoscerli come facili, guadagnate secondi. Magari in 15 secondi lo fate. Quei 45 secondi che vi avanzano, perché mediamente in un concorso c'è 1 minuto a quiz, li usate per quelli più difficili, che sono quelli più selettivi. Quindi anche per questo ci piace fare questo tipo di esercitazione. Attenzione, vedete la streak? Ci sono l'accuratezza 80%. Alessandro, come sono stato in questo caso? In questo caso perfetto, perché tra 70 e 90 vuol dire che è un quiz perfetto. E un altro fattore per distinguere un quiz perfetto da uno magari non perfetto è ovviamente se l'hanno indovinate tutte. Se non c'è nessuno che le ha indovinate tutte, vuol dire che effettivamente il quiz era troppo difficile. Eccoci qua, mi chiede il nome del corso, no? Martina, stai sbagliando, il link Hai dovrebbe andare sbagliato. diretto al quiz, clicca sul link che ho messo, lo rimettiamo, sei ancora in tempo, hai 2 minuti molto velocemente per farlo, quando poi non dovessi riuscire a farlo lo puoi fare successivamente perché noi renderemo pubblici i quiz, quindi li potete fare anche in un successivo momento. Se ti connetti adesso, 2 minuti, quindi 2 minuti all'incirca ce la puoi 12 fare, secondi. correndo, correndo ce la puoi fare. Allora, vediamo. 10, ma vedo che non è stato troppo bastardo, infatti vedo tutta la top 10, le ha indovinate tutte 10, chi le ha indovinate più Sopra i 10.000 velocemente? punti, quindi vuol dire anche bene, anche bene. Vuol dire in media 90 1000. secondi, 90 secondi alla fine. Decima con Redemption, Luca cade sempre sulla singola domandina bastarda. Allora, le domande sono prese da banche dati ufficiali, ma generalmente una la modifico e la rendo un pochino più specchietto per le allodole, cioè che vi inviti a cliccare lì sopra. E quindi attenzione, attenzione. 10 Flavia, senza. 10 senza errori, ma troppo lenta. No, non è lenta, attenti perché qui ora siamo a giocare, non serve arrivare primi. L'importante è esercitarsi per poi per i quiz veri, quindi 10 senza errori in 3 minuti e mezzo è ottimo, come esercitazione. Anche Michele, bravo, vedo 10 su 10, quindi molto Bene, bene pure bravi, lui. bravi, bravi, siamo a 45 secondi, stiamo per... Attenzione, quasi finito, quasi terminato il nostro quiz, 5 minuti all'incirca per la correzione e poi si passa alla categoria Anche del quiz. Alessandro, nostro fedele e affezionato,
Ci dice una sbagliata, Maria Francesca, sono caduta miseramente su una domanda non leggendo tutte le risposte, è lo specchietto per le allodole. Quando trovate la domanda attraente state molto attenti. Accuratezza sale con 85. 85, però non è precisamente 85 perché magari c'è chi è arrivato in ritardo Ale, e facci un bel conto quindi alla rovescia. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fine del quiz. Ok, molto molto bene. Allora, abbiamo Candy, Bianca, senza asterisco, e Sus. Benissimo, benissimo, vedo commenti molto interessati. Poi fateci sapere anche sui link che vi mettiamo dei social dove trovate i nostri, diciamo, contatti. Ve li Ovviamente. mettiamo tutti quanti insieme, no, qui non si può. Ve li mettiamo un po' per volta, poi verso la fine. In particolare, vai, vai Alessandro, Sì, commenta dicevo, pure. ovviamente vi invito in generale, per chi fosse sulla mia diretta, ad iscriversi al mio canale, ad attivare la campanella delle notifiche per non perdersi ogni mio video. Poi, tra l'altro, consiglio di iscriversi e di attivare la campanella perché oltre a queste esperienze di quiz conteranno anche quelle dell'altro mio progetto Matematica Smart. Infatti, stavo pensando di fare a breve un'altra piccola lezione sulle equazioni e un altro piccolo quiz. Quindi vi consiglio di iscrivervi e di restare sintonizzati se volete ottenere punti. Ricordatevi che c'è anche un gruppo a tutto quiz dove potete trovare, potete rispondere quotidianamente a numerosi quiz anche sulla redazione degli atti. Da ieri abbiamo anche la nuova opzione redazione degli atti, molto molto intrigante ed interessante. E adesso noi prendiamo la graduatoria, la andiamo a salvare e andiamo a Ok. commentare. Ovviamente le domande e le opzioni sono state ordinate in maniera differente a seconda dei dispositivi. Le domande più sbagliate sono state quelle 7, 8, 9 e 10. Allora, vediamo un po', questa dove la risposta alla percentuale alta, io vado veloce nel commento. Il contenuto di un atto amministrativo è ciò che l'atto dispone. Questo è abbastanza semplice. Attenti, non consiste in ciò che l'atto si intende autorizzare. Vedete una frase negativa un po' contorta, questa a tratti in inganno qualcuno. Non rappresenta ciò che l'atto si intende ordinare. Quindi questa era abbastanza immediata. I vizi di legittimità degli atti, ovvero le concrete cause della legittimità degli stessi, sono l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere. L'incompetenza può aversi, qui si poteva essere tratti in inganno con l'incompetenza assoluta, ma attenzione, l'incompetenza assoluta non è un vizio di illegittimità, l'incompetenza assoluta dà nullità. Quindi è vero che esiste, ma non è riferita alla domanda. Chi è caduto in questo errore ha dimenticato la regola che dico sempre: si legge la domanda, si leggono le opzioni, si rilegge la domanda perché ci possono essere i trabocchetti. I pareri sono obbligatori e non vincolanti, obbligatori e non vincolanti, se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può anche non attenersi ad essi, discostandosene con il proprio operato e motivando le ragioni. Quindi devo obbligatoriamente prenderli, ma non sono vincolato al contenuto. Era sbagliata questa, se l'organo di amministrazione attiva non è obbligato a richiederli, no, si chiamano obbligatori per apposta, se l'organo di amministrazione attiva non è obbligato a richiederli, ma sono vincolanti. Questa, ovviamente, lo dico agli otto che hanno risposto, è assurda, magari hanno fatto velocemente. Perché come faccio a essere obbligato ad un parere che non ho richiesto? Come mi può essere arrivato? Quindi è proprio illogica. 77%, un po' meno della media, il destinatario dell'atto amministrativo è l'organo pubblico, il privato, nei cui confronti si producono gli effetti del provvedimento. Erano sbagliate le opzioni che dicevano o solo l'organo pubblico o solo il privato o l'organo pubblico e il privato nei cui confronti non, attenzione, magari non si leggeva bene. Qui c'è un negativo, non si producono. Quindi questo lo dico perché a volte a leggere di fretta si tralasciano delle parti e si pensa di aver risposto bene. Ok? State molto attenti. 87%, questa era semplice. Gli elementi dell'atto amministrativo sono essenziali o accidentali.
E quelli accidentali, ovviamente, accidentale vuol dire eventuale, è un termine che sinonimo di eventuale vuol dire che possono essere assenti o presenti. È un elemento accidentale quale? Non il destinatario, è un elemento essenziale, non la motivazione, non l'intestazione che è un elemento formale, ma il modo. 74% sono atti ampliativi dove ci sono nuovi poteri e nuove facoltà, le altre c'era sempre il solito trucchetto. Vado veloce, mi concentro. Ecco questa, sono atti amministrativi contestuali. Allora, nel libro non sempre trovate queste definizioni, ma dovete abituarvi anche a ragionare di logica. Quindi contestuale, gli atti che risultano dalla riunione, notate le analogie, contestuali, la contestualità significa con presenza o di persone o di tempo, la contestualità può essere una nozione fisica o temporale, ma riunione di atti autonomi in un'unica, unica riunione contestuale. Vedete questi richiami lessicali? Molto spesso le domande che non si sanno hanno richiami lessicali. Questa è stata molto sbagliata. Gli atti amministrativi generali sono gli atti rivolti a destinatari non determinati al momento dell'emanazione dell'atto, ma determinabili in un momento successivo. Quindi, se io dico tutti coloro che passano da Via Roma prenderanno la multa, nel momento in cui adotto questo atto, io non so chi passa da Via Roma, ma lo posso determinare successivamente. Ecco la definizione di atto amministrativo generale. Ultima, anche questa sotto la media, gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli interessi propri della PA si chiamano atti di amministrazione attiva. Ovviamente quelli di controllo non riguardano l'interesse proprio della PA, ma di un'altra pubblica amministrazione. Gli atti di autotutela poteva essere lo specchietto per le allodole, perché non soddisfano immediatamente, ma lo soddisfano mediatamente attraverso l'annullamento. Bene, Ok. allora siete pronti per fare il prossimo quiz? Vediamo un po' se ci sono altre domande. Gli atti contestuali riferiti alla conferenza di servizi, anche alla conferenza di servizi. Molto, molto bene. Bene queste analogie e queste osservazioni. Allora, adesso ci rilassiamo un po'. Questo è un quiz non di diritto, non di concorso, ma è un quiz che a noi fiorentini interessa tanto. È la categoria a sorpresa che abbiamo deciso di aggiungere oggi e che aggiungeremo anche nei prossimi episodi di questa serie Gioca con i quiz. Allora, io ve la lancio. Siete pronti? Allora, anche chi non è fiorentino non può non sapere di alcune di queste domande. Se siete Sì. appassionati, alcune sono difficili, eh? Questo anche per mostrarvi come su altre materie ci si può divertire. Queste sono tutte domande che abbiamo inventato io ed Alessandro, che siamo appassionati di questa cosa. Adesso rullo di tamburi, la mostriamo, si chiama Come se fosse Antani Quiz e la vediamo insieme. Eh sì, infatti andiamo a vedere, immagino che i fiorentini sanno già più o meno in quale clima siamo e adesso lo potrete vedere durante proprio l'esecuzione del Allora, quiz. il codice è 460526 e il link adesso ve lo inserisco. Intanto alcuni mi chiedono come si fa a rifare i quiz. Allora, per rifare i quiz, se vuoi rifarli da solo, devi cliccare il link dei nostri profili, mio e di mio babbo, per vedere tutti Che ve li i metteremo quiz. dopo, ora non ve li mettiamo, sennò facciamo confusione con i link. Alla fine non ci lasciate, vi mettiamo tutti i link per rifare i quiz. Allora, questo è un quiz divertente, divertente, lo anticipiamo. Alessandro, che cosa riguarda questo Eh sì, quiz? questo quiz riguarda una materia che tutti i fiorentini dovrebbero sapere. In particolare è un film molto famoso, una trilogia. Il primo film e il secondo film e il terzo film che hanno caratterizzato il mondo del cinema. La trilogia si chiama Amici miei, che riguarda cinque persone. Ora non sto a spiegare la trama del film. Assolutamente no, perché potremmo svelare anche qualche risposta e noi non vogliamo svelarla. Ricordiamo il programma, quindi queste 10 domande a sorpresa riguardano domande sulla trilogia Amici miei. Flavia suggerisce, Flavia Romana, si percepisce sia dal nome che dal cognome, e suggerisce su Febbre da cavallo. Ale, stasera guardiamo Febbre da cavallo e Sì. No, faremo le domande. Ale probabilmente non l'ha visto, io l'ho visto decine di non ho volte. idea di cosa È sia. un altro film cult, diremo noi, quindi
Vedremo di rifare Febbre da cavallo, ma rifaremo anche la nostra trilogia. Allora, vediamo un po' come siamo messi con le adesioni. Allora, signori, 5 minuti anche per questo. Pronti? Start e via! Fatto. 3, 2, 1, vai! I fiorentini devono rispondere bene a tutte. Chi è fiorentino non si può permettere di sbagliare. Oddio! Poi commentate, mi Attenzione! raccomando, commentate. Sono tutte domande inventate da me e da Alessandro, vere, le abbiamo tutte verificate. Mi sa che non ci sono molti fiorentini, accuratezza del 20%, vedo. Non ci sono molti fiorentini. Concentratevi, concentratevi. Sono domande piuttosto insidiose. L'abbiamo fatto difficile, forse. 20% di accuratezza. Ma è giusto che abbiano anche provare queste cose nuove. Non ci sono molti fiorentini, evidentemente, No, fammi magari ci sono, indurre. ma siamo stati tosti, nel prevedere le domande, vero Alessandro? Alcune, ora vi la troverete, la targa di chi? Di Di Lucianino? Lucianino. La targa di Lucianino, sfido a chi possa saperla e ricordarsela. Forse nessuno si ricorda di amici miei, però attenzione, ci sono alcuni tipo Elisa che stanno facendo una serie Noi, di vero Alessandro, risposte. quante volte guardiamo Amici miei durante l'anno? Tantissime Due, volte. tre volte, tutta la trilogia, minimo, minimo, minimo. Ok, via, attenzione, attenzione, Elisa è prima per adesso, ma la sta superando Chiara. Vedo che nessuno per adesso le sta indovinando tutte. Alcune sono difficili, Non eh. abbiamo avuto molti fiorentini tra il pubblico, a quanto pare, oppure anche i fiorentini si sono insidiati, vista l'accuratezza Noi media comunque piuttosto abbiamo bassa. invitato anche gli amici del gruppo 6 del Barnecchi Se, magari c'è qualcuno, se c'è qualcuno del gruppo magari ce lo dica, che è un gruppo Facebook degli appassionati della trilogia. Si chiama 6 del Barnecchi Se. Se qualcuno appartiene a questo gruppo, lo scriva nei commenti. Ci fa 6 del piacere Barnecchi Se. identificarvi. Oddio, attenzione, attenzione, non le stanno indovinando tutte? Forse. Alessandra si dichiara impreparata sull'argomento. Con scappellamento a destra. Eh sì, come temevo. No, Gianluca dichiara di non aver mai visto Amici miei. Dov'è il pulsante banner, Lui si Ale? butta in arno, Lui sai. si butta in Arno, Questi che hanno fatto 1079 risposte sbagliate non è ammissibile. Vi si butta in arno tutti. Vi eh. buttiamo in arno tutti. Con scappellamento a destra e anche a sinistra. Ok. Vai, mancano 2 minuti. Il guru delle ricette è nuovo, Il guru delle però. ricette, che nome simpatico. Fra l'altro, mi sembra di aver visto se vuole commentare, anche una pagina Facebook del guru delle ricette o qualche commento. Adesso vediamo. Magari ce lo dice nei commenti appena ha fatto. Flavia si tuffa da sola. Voglio vedere su Febbre da cavallo, Lì puntiamo a. Il prossimo faremo di un Uè, film. uè, 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 uè. Abbiamo Not My Problem, che 4, una streak di 4, un solo errore, Antonio potrebbe arrivare eh. secondo, credi? Chiara 5 di fila e 5 errori. Eh sì, non era proprio perché avete visto amici, alcuni hanno visto amici miei, abbiamo fatto domande facili, meglio di Luca, qui. l'abbiamo beccato, impreparato Non su questa è, non so cosa. se è 2 su fiorentino. 10, 2 su 10. Magari chi di voi è fiorentino, se volete scriverlo, Sì. potete scriverlo, almeno identifichiamo i nostri zingari. Giovanni, che ha visto 1000 volte il film 5 su 10, mai visto nessuno di tre, anche Francesca, quindi è la vostra occasione per andarla a vederlo, perché rifaremo altri quiz su Amici miei, ma abbiamo detto faremo anche altri film cult. Guardate, oltre che per rilassarci un attimo in attesa dei prossimi quiz, per abituarvi a. Attenzione Anna! Per abituarvi alla tensione proprio dei quiz sulle cose che non conoscete, di provarci lo stesso. È una dimostrazione del fatto che i quiz non sono casuali. Molti dicono: io vado ai concorsi, tiro a caso, tanto è uguale. No, come vedete, magari nel diritto avete fatto l'80-90% perché l'avevate studiato, qui non lo fate l'80-90%. Quindi questa è una dimostrazione. Ora, Anna,
9 su 9, qui abbiamo dei sospetti. Anna, come fai a indovinarle tutte così di fila? Forse ci avrà visto mille, cioè non è che avrà visto mille Ma volte il sarà la film, regia. avrà studiato il film. Oh, le indovinate tutte, quindi vuol dire che è fattibile se uno le indovina tutte. Vi ricordo che un 10! fattore importante per i quiz è anche se qualcuno ne indovina tutte, è fattibile. 4, 3, 2, 1. Antani di Termina Quiz. Fine del quiz. Accuratezza media 33%, era difficile, sì, magari non hanno visto amici Eccolo qua, miei. abbiamo anche Sandrocan che conosciamo. Bene, spero vi siate divertiti e poi ritorniamo a fare le cose serie. Registriamo anche questo perché anche questo darà punteggio. Solo uno ha indovinato 100%, adesso non so, le spieghiamo queste Ma domande, ma sicuramente, come si fa a non spiegare le certo, hanno sbagliato in domande? molti. Allora, amici miei. E amici miei atto secondo, amici miei atto terzo, gli anni sono 75, 82, Queste 85. sono date che vanno imparate a memoria, Memoria. Poveri magari non vi possono servire per la vita, però. millennials come Alessandro che sono nati in un'epoca in cui non c'erano questi film. Quale di queste non è una frase della trilogia? Ovviamente, no, no, mi permettano, io scusi, noi siamo in quattro come se fosse Antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro anche Scribali con Confandina come antifurto, per esempio, e questo va saputa. No, no, attenzione, no, pastene soppaltate secondo l'articolo 12, questa è Perozzi, si riconosce, senza contare che la supercazzola Valada ha perso i contatti con Terapia Queste Tapioco, questa è tre, Mascetti. la terza era una frase un po' a caso, poteva sembrare una frase del Mascetti, ma non Ma è non lo era. assolutamente. Chi recita la frase? Ma quale antifurto? Mi faccia il piacere, Ecco, questi signori. i 28 che hanno risposto Verdi, Rame, Augusto, già li butterei in aria fin da subito. Cioè. Era il vigile Paolini che diceva questa frase con la supercazzola famosa davanti al Barnecchi con la macchina che. Ma lei Lei ha clacsonava? clacsonato? Quale sport propongono di fare gli amici miei dopo questa scena? Questa è la scena dopo l'alluvione. Si ritrovano al piazzale E che Michelangelo. si fa oggi? Il che si fa oggi? E Lo sci d'acqua. il Perozzi che gli dice lo sci d'acqua. Poteva sembrare biliardo, scopone scientifico, perché in Amici miei si notano che fanno questi due giochi, però in questo caso è lo sci d'acqua. Animale teneva al guinzaglio il Mascetti quando era un ricco conte che racconta lui nell'albergo? Ecco, Questa era difficile. questa dovevi proprio stare attento, avere l'occhio clinico. Lo cita due volte nella trilogia. Una è qui, proprio in questa scena uscita dall'albergo, un orso bruno al guinzaglio. Perché lui si è dilapidato due patrimoni, il suo e quello della moglie. Alice, com'è Insomma, Alice? adorava spendere soldi. Allora, qui vi si chiede di completare la supercazzola. No, mi permetta, no, io scusi, noi siamo in quattro, come se fosse Antana che avrei soltanto in due, poi in quattro anche Scribacchi con Faldina, come, e fra l'altro l'avevamo trovato anche in una delle altre opzioni. È come antifurto, vedete, il Paolini, questo è il vigile Paolini, il nostro mito. E bene, andiamo adesso veloce, Vedo la parola tua. d'ordine, qui, anche qui bisogna saperla, Il il. fosso si salta con la rincorsa. In No. 79 hanno risposto: il fosso si salta Attenti, con la rincorsa. c'è i marsigliesi che vi No, i braccano. marsigliesi vi Il prendono. fosso si Non sapete la salta. parola d'ordine, Il polso si grave. salta senza rincorsa e la signora cammina con la borsa. Allora, qui è una domanda che non avremmo voluto fare. Io e Alessandro non abbiamo visto questo film e non lo vogliamo vedere. Eh sì, Questo è il quarto film di Amici miei, ma per noi non è il quarto film, non esiste questo film. abbiamo Ok? visto la recensione, cioè in particolare io Non ho ci visto interessa, la non lo commentiamo recensione. nemmeno. Questo era difficilissimo. Questa era la targa dell'auto di Lucianino. Ovviamente scartare Pistoia perché sarà stata una targa di Firenze. E abbiamo messo un trucchetto. Le targhe con la A Firenze non ce l'ha avute se non negli anni 90. Quindi era sicuramente una di queste due, una delle targhe più vecchie degli anni 70. Quindi vi abbiamo dato un po' un aiuto mettendone due sbagliate. Attenti, quando non sapete una risposta giusta, ora qui vedete la macchina di Lucianino, ma può essere una domanda di diritto. Ragionate un attimo, siamo a Firenze, la targa di Pistoia non va bene, Firenze A, per chi ha una certa età sa che non esisteva la prima lettera iniziale, se non mi sembra proprio alla fine degli anni 70.
90. Ultima. Ecco, questa è la mia scena preferita, la cosiddetta schiaffi in stazione, dove gli amici miei diedero gli schiaffi alle persone in stazione e poi dissero: qual è il prossimo I treno mascetti, partente? e i mascetti cosa dice? Andate sul binario 3, parte il locale per Il Empoli. locale per Empoli. Questa scena c'è due volte, alla fine di Amici miei e all'inizio di Amici miei, atto secondo. Vi consiglio veramente di guardare la trilogia di Amici miei perché è proprio un'epopea del cinema. Ed è veramente è molto utile guardare questo film, è anche molto divertente da farlo magari in famiglia, se volete stare con la famiglia sul Bene, divano adesso e guardarlo. torniamo più seri ai concorsi reali. 5 minuti per l'informatica. E quindi Ricordo l'altro. che questo è sul canale Quizizz di Alessandro, mentre il diritto è sul mio canale Quizizz. Adesso vi diamo il codice. Intanto ogni tanto ci sono dei bug che tipo ti dice finish editing quando in realtà abbiamo finito di editarlo. Ok, Eccoci. siete pronti? Informatica. Mi confermi Alessandro, presa da banche dati di quiz di diritto. Leggi il codice per tutti quanti. Sì, sono quiz per i concorsi. Allora, vi ricordo che 092059. e poi ovviamente se da smartphone utilizzate il codice, da computer utilizzate il link. Ok, benissimo, via via si stanno unendo. Allora, lo scorso quiz, quello della lezione 4, ero stato un po' bastardo, quindi 55% di accuratezza. Quell'altro ancora, quello della scorsa lezione, ho avuto quanto? All'incirca 85%, quindi era abbastanza facile. Questo penso nel mezzo, quindi 70% di accuratezza media. Voglio fare una stima già dell'accuratezza media, 70%, poi vedremo quanto arriverò vicino o lontano. Quindi tu scommetti con loro che il 70% riuscirà a farlo. Eh Bene. sì, l'accuratezza media sarà del 70%. Vediamo se ci hai azzeccato. Se no, nocchini. Bene, ci siamo quasi. Ancora un altro po', gli spettatori sono sempre quelli, i partecipanti sono sempre su per giù 200 e vi ricordo che è un'ottima stima 200, cioè è come partecipare a un concorso vero, quindi avete persone che comunque bene o male si stanno preparando per i concorsi, quindi state concorrendo con persone che potreste trovarvi e magari vi troverete nei concorsi reali. Benissimo, allora vedo che ci siamo quasi. Ale, partiamo? Ok, 190, possiamo anche. No, via via si stanno unendo, siamo 190 per adesso. Bene, dai, tocchiamo i Simona. 200, vai, tocchiamo i 200, A 200 partiamo. perché poi abbiamo anche A Roma? Flavia dice: a Roma non siamo 200, siamo 200.000, che è il numero degli iscritti al concorso di Roma, in effetti, un pochino di più. Eh sì. Ma li inviteremo tutti qui su Quizzes. Eh sì, Quizizz è molto Pronti? utile anche per Eccoci, questo. dai, gli ultimi due, che a 200 partiamo. Uno e due. Forza, Sulle ecco due. qua. 4. 5 minuti. 70% di accuratezza media, penso. 70% di accuratezza media, poi vediamo. Vediamo. 90, 80, 80, 80. Quindi vicino, vicino. Attenzione, attenzione. Un po', ci siamo. Vedi, Alessandro sta iniziando a capire anche le difficoltà dei quiz. Ok, forza Napoli, Bea, Luke, qui cambia la velocità, ovviamente la streak di risposte è sempre uguale. Non ho fatto domande troppo bastarde, ma nemmeno domande troppo facili. Quindi nel mezzo, 70%, 70%, siamo già a Maria 70. Francesca ci suggeriva, rispetto a Amici miei, la scena del cimitero. Volevamo mettere, avevamo solo 10 domande. Perché è una delle nostre preferite, vero? Quindi Eh Maria sì. Francesca, mi raccomando, non andare in Germania. Non bisogna mai andare in Germania, Maria Francesca. Ok, Fra l'altro, benissimo. io Alessandro, per chi ci segue nelle dirette anche dall'esterno o le vede le foto, ogni tanto noi facciamo Amici miei tour, quindi andiamo in giro per la città nei luoghi di Amici miei, quindi andiamo al cimitero di San Miniato, dove è stata girata la scena del cimitero, andiamo alla targa al Barnecchi,
Addirittura ho sentito una notizia che hanno aperto, dovrebbero aver aperto un negozio della supercazzola vicino a Barnecchi. Non ci sono ancora andato, però a voi vi consiglio di andarci. Faremo il Maria tour. Francesca, attenzione, le sta indovinando tutte. Forse 10! Bene, Luca, il capito. solito inciampo, è proprio Però Luca è terzo. congenito, però è terzo, ottimo. Abbiamo due Luca, un Luca inglese e un Luca italiano. Eccolo qua. Vedo 74, Ale, ci avete azzeccato. Eh sì, la stima era quella, proprio come immaginavo. Poi ovviamente 10-10, quindi Vincenzo anche è molto bravo in informatica, ha Le dimostrato correggeremo tutto. ovviamente alla fine. Mi raccomando, non rientrate perché vi mette gli asterischi e noi dobbiamo togliere i punteggi. Anzi, rivedremo la graduatoria. Questa E è la poi graduatoria provvisoria. Quindi rivedremo poi tutte le varie assegnazioni e potremo togliere qualche punto se comparivano degli asterischi. Questo per correttezza, perché è un gioco, ci divertiamo, però insomma è sempre un gioco con delle regole che ci stiamo dando. Ste 76%. siamo a metà, giro di boa, 2 Quindi minuti e 30. se 76% e magari qualcuno si è connesso dopo, l'accuratezza media potrebbe arrivare al 70%. Infatti, proprio come avevo previsto, Bene, mancano due minuti. bene, bene. Ricordo che il programma della giornata prevede, dopo le 10 domande di informatica, le 10 domande di diritto intorno alle 19, 19:05. Insomma, siamo quasi in perfetto orario, abbiamo rispettato la nostra tabella di marcia. Questo programma sarà il nostro format. Quindi anche tutti i mercoledì, ricordiamo Alessandro, vero? Ogni mercoledì Alle alle 18. 18. Questo è il nostro appuntamento fisso. Poi durante la settimana, se ci piglia il È ruzzo, variabile, è si può variabile. variare, per esempio farlo nei weekend, non farlo nei weekend, Si farlo i fa la lunedì. zingarata noi, la Già. zingarata dei quiz. Sempre citando amici miei. Ok, 81, quindi potrebbe andare un po' di più rispetto ai 70. Guardate, per pochissimi punti, pochissimi centesimi di secondo. Abbiamo Francesco però con l'asterisco, quindi attenzione, dobbiamo sub judice, come si suol dire. Dobbiamo verificare il regolamento. Quinta, Alessandra, Giglioli. ora sesta, leggermente scesa. Bene, Federico Federico. riesce a fare 10, ottimo, ottimo, vedete allenandosi, ormai siamo al nostro sesto appuntamento e chi di Sì. voi Per ci segue dall'inizio, insomma, ha iniziato a fare un bel po' di quiz. avviare la modalità provvisoria, il tasto non è detto che sia sempre F8. Sì, ho controllato nel sito dei quiz, dice che è F8. Sicuramente non sono gli altri tasti, cioè sicuramente non è Ricordatevi F1 dove dovevano Gianluca. essere. Ricorda questo, nei quiz non si cerca la risposta esatta, si tolgono le risposte sbagliate. Quella che rimane, anche se non è perfettamente esatta, è la risposta esatta dei quiz. Questo Infatti. vale nel diritto, nell'informatica, vale dappertutto. L'errore che molti fanno, che magari essendo bravi, magari Gianluca è bravo in informatica, è essere troppo bravi. A volte essere troppo bravi mi porta a ragionare troppo. I quiz invece sono per esclusione. Ma adesso Alessandro, un conto alla rovescia. Vai, andiamo! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eccoci qui alla fine di questo quiz di informatica, di cui adesso farò io la correzione. Ok, terzo, secondo, Ago e Pamela. Attenzione, Pamela era già arrivata prima. Vediamo l'accuratezza. 76%, Ci ci sono siamo, andato era abbastanza, quello che avevi forse un detto. po' più tendente all'80. Bene, Però di 6 ho sbagliato bene. Benissimo, l'accuratezza. adesso ci salviamo la graduatoria e andiamo a correggere. Ok, benissimo, vedo che alcune sono state indovinate. Il minimo di accuratezza singola nelle domande è 56, il massimo è 90, quindi direi un quiz perfetto. Poi contiamo ovviamente coloro che non sono riusciti a. Allora, vai Alessandro, Ecco, qu commentaci le quali tra domande. queste estensioni non è un formato valido per immagini? Allora, punto TIFF, punto GIF, punto AVI, punto PNG. Punto GIF lo puoi usare anche per esempio per fare comunque non i video, però le immagini in sequenza. Le cosiddette GIF, non so se avete mai sentito questo termine.
TIFF serve per fare immagini comunque un pochino più piccole, poi punto PNG serve fa per fare non immagini di media grandezza, diciamo, quelli più Hanno grandi tecnologie sono diverse, ma punto sono tutte e JPG. tre sicuramente immagini. AVI invece che cos'è? AVI invece è il vecchio MP3, ossia il formato vecchio per i video, oppure Vecchio sarai formato te. antiquato, Vecchio diciamo. sarai te. Ok, cos'è quella che viene definita penna USB? Allora, sicuramente un floppy disk di ultima generazione, assolutamente no, la penna USB non è assolutamente un Non floppy è disk, ma... floppy, è hard, è hard. Esatto, E gli altri, perché... nessuno ha risposto, nessuno è caduto sul dispositivo di lettura video. E Questo è quindi questa 90%. è un dispositivo di archiviazione dati, infatti serve per archiviare tutti i dati. Ecco, questa l'avevamo fatta. Quale tra queste è una periferica di output? Tavoletta grafica, mouse e tastiera sono tutte periferiche di input. Infatti, mandano loro dei comandi che il computer deve svolgere, e quindi per esclusione era la stampante. Avevo fatto un quiz molto simile l'altra volta. Vi ricordo, stampante è differente da multifunzione. Perfetto. Multifunzione comprende anche la scanner, scampante è da sola senza scanner. ECDL, indovinate abbastanza, siamo sopra la media, che è la patente europea per l'uso del computer. Vi ricordo che chi ha l'ECDL in alcuni concorsi può avere dei punteggi, quindi se avete la possibilità esistono dei corsi online che rilasciano questa attestazione ECDL. Ok, Un questo. font. Ecco, questa era una delle più sbagliate. Questo era un pochino a trabocchetto, infatti alcuni sono caduti nel trabocchetto. Un font è un formato per file video? Sicuramente no, perché non riguarda assolutamente il mondo dei video. Una fonte di informazione primaria non è nemmeno, possono essere solamente la seconda o la quarta. Ma la risposta giusta, e l'avete indovinata nel 63%, è un insieme di caratteri tipografici con uno stile grafico simile. Per esempio, se vogliamo Facciamo un scrivere esempio. sala, Se io prendo qui e vado a formato carattere, abbiamo quel font, eccolo qui, il questo font, qui. Come questo. possiamo vedere, è colorato di giallo, poi si può rendere grassetto. Vedete? Io Il posso tipo di cambiare carattere, Roboto, quindi. Bebas e cambia lo stile, Il diciamo. font, il cosiddetto font, infatti è un insieme praticamente di caratteri con uno stile grafico non differente, però simile. Alcuni hanno letto la prima parte della domanda, hanno subito risposto, però si sono fatti trarre in inganno, magari per la troppa L'acronimo, fretta. l'informatica è ricca di inglesismi e di acronimi, parole brutte, però bisogna abituarsi. Quale acronimo viene usato per indicare un indirizzo internet? Questo qua su, quizzi.com/bla bla bla. Attenzione, perché le uniche risposte giuste potevano essere, poteva sembrare HTML, però non è assolutamente HTML. Potevano essere URL o link. La risposta giusta è URL. Infatti l'URL contiene più informazioni del link ed è quello che si utilizza. I link non indicano sempre gli indirizzi internet. Quelli che indicano gli indirizzi internet, ricordatevelo, si chiamano sempre URL, c'è sempre questa confusione infatti tra URL e link. E comunque la risposta giusta era esattamente URL. Ecco, Vai! il caricamento a rilento di una pagina web può dipendere da, e questo avete indovinato all'incirca il 70% di media delle persone, insufficienza di spazio nella disk, sovraccarico delle linee, blocco della ROM e lentezza del PC. Allora, questo riguarda il campo internet, quindi non riguarda particolari applicazioni esterne a internet. L'unica risposta sensata è sovraccarico delle linee. Infatti ci possono essere eventualmente dei problemi ad internet, magari troppe persone connesse e magari ci rallenta la connessione, oppure ci possono anche rallentare determinati siti. Per esempio, ogni tanto a me succede che a Facebook vada un po' più lento rispetto al solito, rispetto magari ad altri siti. Ma soprattutto i siti della pubblica amministrazione, abituatevi a pagine web dell'ANAC, dell'INPS, soprattutto dei concorsi. Quando fate il click day, cioè il giorno in cui aprono i concorsi per potersi iscrivere,
Allora, spesso c'è il sovraccarico delle linee perché ogni sito ammette un certo numero di utenze contemporanee e Insufficiente. questo, soprattutto al momento della scadenza. Ecco perché spesso ci si sveglia la notte per andare a iscriversi sui siti particolari, ad esempio per prenotare il vaccino o altri siti del genere. Prego, Alessandro, Ok, domanda qu 8. quale tasto all'avvio di Windows permette di utilizzare la modalità provvisoria? Ecco, qui no, l'hanno sbagliata in molti, non c'è molto da ragionare qui. Queste sono definizioni base che vanno assolutamente sapute se si vuole studiare in questo campo, quindi Però diciamo Alt dell'informatica. F5 non era, F8 Alt F5 non era. non è l'unico, non è l'unico Infatti ce sicuramente. l'hanno segnalato, non è l'unico F8, però è l'unica risposta esatta. Alt F5 serve per Alt F5. Poi c'è F1 che serve per visualizzare un'eventuale guida e F6 che serve per le funzioni che regolamentano lo zoom. Allora, 90% questo l'hanno identificato tutto. A Questo cosa era serve il facile. codice a barre? Era molto Ho semplice. fatto un trabocchetto a identificare il supermercato di provenienza del prodotto, Qualcuno assolutamente, è caduto nello ma specchietto pochissimi, per le allodole. pochissimi. Ultima. Quando si riceve una mail con un fermaio visualizzato, significa che contiene un allegato, un virus, un documento di Google Drive o ha una priorità alta? La priorità alta, le mail con priorità alta si identificano col punto esclamativo. Contiene un virus? Assolutamente no, non si identifica sicuramente con un fermaio. Contiene un documento di Google Drive? Poteva sembrare, infatti due sono caduti nel tranello, però l'icona che contiene gli allegati di Google Drive è fatta a una sorta di triangolo ambientale. Non è di certo fatta con un fermaio. La risposta giusta era contiene un allegato. Bene, allora, siamo arrivati secondo il nostro programma, fra l'altro in perfetto orario, sono le 19:01 e adesso facciamo l'ultimo quiz della giornata. Diritto, sicurezza sul lavoro. Qui veramente voglio i campioni perché queste sono domande medio difficili, ok? Allora, andiamo alla home page. Andiamo alla Home mia library, library diritto e andiamo al amministrativo, parte 2. Ecco qui, ogni tanto fai bug, finisce editing e cose simili. ma noi non ce ne frega, l'importante è che a cavallo nato, Non si guarda in bocca. per cui noi eccolo qua, leggici il codice, Ale. 768 644. E ovviamente questo è il 768 link. 644 768 644. Io intanto che siete, vi state iscrivendo al quiz, vi state entrando, quindi nel quiz vi invito ad iscrivervi al mio canale, a seguire le mie dirette, ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nuovi miei video. Infatti, i nuovi video riguarderanno questa materia dei quiz e vi serviranno per ottenere punti, quindi vi consiglio di seguire ogni mio video. Anche per l'altro mio progetto, Matematica Smart. Per l'altro mio progetto Matematica Smart farò sempre quiz che conteranno come punti di questo Noi metteremo i torneo. link comunque nei commenti YouTube, anche dopo questa diretta. Vediamo, vediamo quanti, se arriviamo a più di 200 anche in questo caso, ci farebbe molto piacere. Ok, molto bene, siamo a 168. 170, forse può darsi che a quest'ora le persone preparino la cena oppure si preparino addirittura per andare a cena fuori Certo. eventualmente, Ma quindi. insomma abbiamo un bel numero, siamo molto contenti di avere sempre così tanti spettatori. Allora, nostro cronometrino, il cool timer, 5 minuti e ultimi secondi per aspettare chi vuole provarci. Sicurezza sul lavoro non c'è per il concorso così, ma spero. No, 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 c'è. La sicurezza sul lavoro attiene alla materia del pubblico impiego, va saputa. Fra l'altro è parte della formazione obbligatoria del personale dipendente, quindi è una materia che c'è. Non sottovalutate, spesso mi domandano, ma gli appalti non c'è nel bando, non c'entra nulla. Se c'è diritto amministrativo ci sono anche gli appalti. Quindi anche la sicurezza sui luoghi di lavoro,
Fatela perché possono capitare domande, su 60 è probabile che capitino domande anche su questa materia, su questo argomento, perché tutta la parte relativa al pubblico impiego, alla disciplina del rapporto di lavoro, riguarda anche la sicurezza sul lavoro ed è contenuta anche nel concorso di Roma. Allora, pronti? Attenti? Via! Via! Ok, 3, 2, 1, via! È iniziato il tempo per compilare questo quiz di diritto. Eccoci qui, non abbiamo ancora terminato, però la lezione manca questo ultimo quiz di diritto e poi avremo terminato la lezione. Ok, 64%, forse è stato un po'... Bene, bene, l'ho detto che era medio difficile, quindi immaginavo che sarebbe stato fra il 50 e il 60. Vediamo un po', vediamo un po'. Vedo una streak di 3, quindi buono. 55, ottimo, era quello che mi aspettavo fra il 55 e il 60. Eh sì, 55% all'incirca di accuratezza media, quindi non male. Michele ci chiede qualche minuto in più e noi gli diciamo no, siamo cattivi. No, non, 5 minuti, 5 5 minuti va minuti in media fatto, perché bisogna abituarsi a questo, esercitarsi su in questo. media 30 secondi a domanda, quindi 5 minuti va più che bene come tempo perché 30 secondi a domanda è più o meno il ritmo dei concorsi, quindi di conseguenza 5 Provaci, minuti provaci, sarà. provaci Michele, noi tifiamo per te, vediamo dov'è Michele, andiamo a cercarlo. Se lo vediamo. Dovrebbe chiamarsi Michele con tutto maiuscolo. Michele non lo vedo, forse è per ora tra i sotto i 70, forse. Vediamo un po', magari è salito, non l'abbiamo visto. Dai Michele, provaci. Ovviamente anche tutti gli altri, vediamo allora, vediamo il nostro Luca che è lì. Ecco Maria Giovanni? Francesca che ripassa in testa. Maria Francesca, attenzione, Maria Francesca per adesso è prima per Luke è ripassato avanti per poco. un punto, però per ora Maria Francesca sembra avere la streak più alta, quindi forse potrebbe riguadagnare un po' di punti, se fa bene. Ciao, la streak di 8, quindi si presenta bene. Maria Francesca di nuovo prima. Siamo a 2 minuti e 30, quindi vediamo che addirittura in una media di 15 secondi si riesce a rispondere bene a tutte le domande, o almeno a 9. Vediamo se c'è anche qualcuno che fa 10, potrebbe non esserci perché con un'accuratezza di quasi il 50% siamo veramente al limite del concorso, come diciamo noi, bastardo. Eh già. Ok, Giusy, Luke, Quando nessuno fa 10, Lena. il redattore, quello che ha fatto il quiz, ha sbagliato. Vi ricordo, sono quiz reali, quindi quiz dati in concorsi pubblici. Quindi non sono domande inventate. Posso aver sostituito qualche risposta per renderli un pochino più difficili, ma sono quiz presi dalla realtà. Luca, 3 errori, non male. Non male questa. No, no, male, male no, perché questa era, vi dicevo, medio difficile. Siamo al 57% di accuratezza, quindi siamo sotto la media. Irene è passata avanti con un bel 9 di streak. Ultimi 90 secondi e poi abbiamo concluso anche questa nostra diretta. Ok, Maria Francesca è seconda, terza. Attenzione, Pamela abbiamo con un bel po' di asterischi però. Però era Sembrerebbe. dall'inizio con gli asterischi, quindi probabilmente va bene. Questo poi verifichiamo. Ok, Sandra è quarta, Sandra per ora Però ha sotto Maria ancora Francesca. un'altra domanda a cui rispondere, quindi potrebbe salire. Potrebbe scalare ed arrivare al livello di Maria Francesca, forse. Notate l'accuratezza, sta salendo perché? Perché chi ci riflette un po' di più risponde meglio. Noi facciamo questa cosa anche per spiegare questi aspetti. Lo vedremo, ci sono domande trabocchetto, specchietti per allodole, ma soprattutto vedete come i primi nel voler andare veloci sono stati molto sotto media. Chi ci sta pensando un po' di più, magari ora non lo vedete in graduatoria, però ha risposto a più domande corrette. Quindi nei concorsi dovete abituarvi a questo giusto compromesso fra la velocità e
e l'accuratezza. Notate 63, è salito tantissimo dall'inizio. Quindi ci conferma che riflettendo si riesce a rispondere. Attenzione, se Sandro Can indovina la decima domanda, passa in prima posizione. Forza Sandokan, anche Chiara non se Ah, la anche cava Chiara. Countdown, male. Oh, Sandokan è passato in prima posizione. Alessandro. Vai! 5, 4, 3, 2, 1, via! Eccoci qui. Ed ecco qui, adesso andiamo a correggere, a commentare l'ultimo dei nostri video. Attenzione! Vediamo accuratezza media 57, un po' difficile. Chi è andato male male, mi raccomando, ripassi questa materia, perché è fondamentale. La sicurezza sul luogo di lavoro è fondamentale anche per la propria sicurezza quando si diventerà dipendenti pubblici. Allora, andiamo a salvare lo screenshot per poi attribuire il punteggio. E andiamo a commentare le domande per vedere quali sono state le più sbagliate. Allora, via, partiamo con la prima. RSPP, questa abbastanza bene, sopra la media, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non rappresentante, la parola rappresentante era un trabocchetto. Rappresentante per i lavoratori della sicurezza, RLS, quindi qui vedete è proprio uno specchietto per allodole questa parola rappresentante che c'è nel sistema del mondo del lavoro e quindi capisco i 42 che hanno dato questa risposta. L'elenco dei medici competenti è istituito presso, domanda difficile, 28% sbagliata, ovviamente veniva da dire l'ASL e l'INAIL. L'INAIL è l'ente per gli infortuni sul lavoro, la ASL è l'azienda sanitaria locale, veniva da dire anche il Ministero della Salute, in realtà il Ministero è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Domandone, vedete, selettivo. Cosa vuol dire? Che su questo ci si gioca l'ingresso o non l'ingresso in un concorso. Ahimè, questo bisogna tenerlo in considerazione. Sempre sul medico competente. I giudizi di idoneità specifica al lavoro sono del medico competente, questa figura particolare che c'è nella sicurezza sui luoghi di lavoro. Meno del 50% ha risposto bene a questa domanda. Da che dipende il numero, le modalità di designazione o l'elezione del rappresentante per la sicurezza? Quindi il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Quindi la risposta giusta ovviamente non poteva essere il datore di lavoro, se questo rappresenta i lavoratori non può essere la controparte, né può essere la legge, come fa la legge a entrare nel merito, nel dettaglio, è la contrattazione collettiva. Questo non era facilissimo, infatti vedete il 47%. Sempre sotto il 50% abbiamo, ai sensi dell'articolo 50, il rappresentante lavoro e sicurezza, l'RLS, fa proposte in merito all'attività di prevenzione. Questa è la sua funzione. Non ha funzioni dirette, non designa, non fornisce i necessari idonei dispositivi. Questo è il datore di lavoro che lo fa. Quindi attenzione, queste due erano, diciamo, forse non c'è la consapevolezza del ruolo. È importante conoscere i ruoli all'interno di questo segmento. Sopra la media, cosa sono i DPI diventati famosi durante il coronavirus? Le mascherine facciali, l'FFP2 e l'FFP3, che sono dispositivi di protezione individuale. Quindi questa è la risposta giusta. Questo dispositivi di prevenzione, vedete il trucchetto, la parola sembrava simile, ha tratto in inganno 33 persone. Da chi è effettuata la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici? È un ruolo del medico competente. Anche qui bisognava studiare questa figura. Dove sono riportati i dati di sorveglianza sanitaria? Nella cartella sanitaria. Qui vi ho messo qualche trabocchetto che era il fascicolo sanitario e tessera sanitaria. Ovviamente non possono essere caricati sulla tessera sanitaria di ciascuno, né del dossier sanitario, ma nella cartella sanitaria di rischio del singolo lavoratore. La nona ha avuto una buona percentuale, i lavoratori addetti alla prevenzione incendi e all'antincendio devono avere una formazione adeguata ai rischi da prevenire e l'ultima invece molto sbagliata,
Quale delle seguenti descrizioni è riferita ai cartelli di salvataggio? Questa era difficile, questa confesso era difficile, ma può capitare. Ahimè, è molto mnemonica. Come sono fatti questi cartelli? Sono un pittogramma nero su fondo giallo, sono un pittogramma verde su fondo giallo, pittogramma blu su fondo giallo, no, è bianco su fondo verde. Se ce li avete presenti, i luoghi di assembramento, iniziate a dare un'occhiata alla cartellonistica di sicurezza. Quella che vedete appesa, uscita di sicurezza, insomma, se ci pensavate un attimo, la frecciona che indica uscita di sicurezza, e la visualizzate, vedete che il fondo è verde e la scritta è bianca. Alessandro, che cosa diciamo? Allora, tutti quanti quelli che ci stanno seguendo, venite sul canale di Alessandro. Dove pubblicherò tutti i video per quanto riguardano quindi i quiz anche nell'altro mio progetto Matematica Smart. Quindi vi invito ad iscrivervi al mio canale, attivate la campanella delle notifiche, poi entrate in tutti i gruppi Facebook, Telegram, se volete chiedermi o chiederci qualunque cosa, vi mandiamo i link nei commenti. Detto questo, direi che noi vi salutiamo e auguriamo buona serata a tutti. Arrivederci, alla prossima! Alla prossima!